Buonasera e benvenuti a Matching, il format di TRM che incrocia la domanda e l'offerta di lavoro e che ci racconta tutte le novità nel campo del lavoro, nel campo dell'occupazione. Stasera ci chiederemo quale sia lo stato di salute della comunicazione in Italia, con un particolare focus sulla Sicilia. Lo faremo con il nostro ospite Alberto Gange, delegato per la Sicilia di UNA, che è l'associazione che riunisce le aziende della comunicazione. Si tratta di società di capitali e non di singoli freelance della comunicazione. Questo lo chiariremo fra poco. L'altro nostro ospite, il nostro ospite fisso, Alfredo Greco, Buonasera. responsabile della divisione Tecne di Open Job Metis. Allora, entriamo nel vivo, nel cuore della nostra trasmissione. Alberto Gange, qual è lo stato di salute della comunicazione in Italia e in Sicilia? Intanto grazie dell'invito. Lo stato della comunicazione, il nostro comparto nazionale è sicuramente un comparto che cresce, quindi il trend è positivo, lo dimostrano i dati di settore nazionale che oggi cerco di, ecco, attraverso una forbice, un'indicazione di massima, però sono dati che dimostrano una crescita. Considerate che a livello nazionale, sulla base di un'ultimissima ricerca dell'Osservatorio nazionale del mondo della comunicazione, attraverso la collaborazione fra il Centro Studi di UNA e l'Università di Pavia, ha, come dire, fatto un carotaggio sullo stato di salute del nostro settore che ad oggi determina un indotto complessivo di circa 22 miliardi di euro fatturato, quindi siamo finalmente rilevanti. Beh, ci sono Fatturato. anche i nuovi strumenti della comunicazione che aiutano, di cui si parla tantissimo, uno per tutti, l'intelligenza artificiale. Questo sta creando un movimento nuovo? Sì, è un settore in continua evoluzione e questo è sicuramente positivo, soprattutto per i giovani, perché determina una capacità di evolversi e quindi di seguire le necessità del mercato. Ad oggi, a livello nazionale, ci sono quasi 9.800 aziende distribuite, quindi è un indotto veramente enorme. Distribuite però in che fascia territoriale? Sorrido, Sì? ma è un È il sorriso. punto della nostra trasmissione, volendo anche questo. Allora, chiaramente il Milano, la Lombardia, in parte Roma, quindi ci sono due poli a livello nazionale. Milano concentra quasi la totalità del mercato delle aziende di comunicazione, per ovvi motivi. Tuttavia, devo dire, questi dati sono sorprendenti. È vero che circa l'1% delle aziende più grandi, quindi oltre i 50 dipendenti, che lavorano in particolare nel media, sono come dire, nel Lombardo, quindi in Lombardia, e sviluppano quasi il 60% del fatturato. Ma il restante circa 40% è distribuito su tutto il territorio nazionale e ne fanno parte micro, nano e medie imprese, quindi sotto i 3 dipendenti, da 3 a 5, da 5 a 15. Questo è un dato interessantissimo perché rispecchia il tessuto imprenditoriale economico del nostro paese. Un flash sulla situazione in Sicilia e a Palermo. La situazione in Sicilia è positiva, lo ripeto, perché come dire, l'atteggiamento e la volontà, quasi una sfida pionieristica di un gruppo di imprenditori, rappresentanti delle loro aziende, ha avviato il boost di UNA in Sicilia nel 2021, perché il 2020 chiaramente in pandemia era tutto complicato. E questo è Era un tutto smart working, tutti smart sostanzialmente. working. Io devo essere sincero, ho trovato, come dire, non ho trovato inizialmente una propensione alla volontà o alla capacità di fare rete, ma ciò posso capire è determinato da tanti fattori. Quello che però è interessante, guardiamo i numeri, è la rete che si è creata in Sicilia e che si sta creando, è un lavoro continuo e permanente. Sono circa 10 le aziende associate, peraltro in quasi tutte le province. Una rappresenta, attenzione, non i singoli, quindi non i freelance, ma rappresenta le aziende di comunicazione, le società di capitali. E fa parte anche dell'associazione europea che raggruppa le agenzie di comunicazione. Quindi esserci è un valore aggiunto, è un'opportunità. Quindi si comincia a fare rete perché funziona nel mondo della comunicazione la rete, mi pare di capire. Funziona tantissimo, io penso che la rete nel nostro settore, ma non soltanto, sia il modo migliore per sviluppare business, network e soprattutto per dare anche una prospettiva, ai tanti giovani che oggi si trovano in una situazione di guardare al futuro. Noi dobbiamo supportarli e il connubio e la rete tra le istituzioni, gli enti di formazione, le università e chiaramente le aziende
rappresenta l'unica via di sviluppo. Prima di parlare di formazione con Alfredo Greco, cioè come si diventa esperti di comunicazione, peraltro negli ultimi anni c'è stato un boom di iscrizione nelle facoltà di scienze della comunicazione, mandiamo una clip che ci ha inviato Davide Arduini, presidente nazionale di UNA, appunto l'associazione che riunisce le aziende di comunicazione. Vediamo questa clip. Il mondo della comunicazione gode di uno stato di salute molto buono in questo momento, ogni anno cresciamo più del PIL, quindi è uno di quei momenti positivi che sta determinando anche un grande incremento di opportunità lavorative per tutte le persone che vogliono raggiungere questo mondo della comunicazione. Uno dei compiti dell'associazione è proprio quello di garantire l'ingresso nel nostro settore di competenze e professionalità utili e necessarie che in questo momento, diciamo, non dico che scarseggiano, ma sicuramente se ne ha molto bisogno. Per fare questo dobbiamo rivolgerci ai giovani, giovani che devono avere competenze sempre più importanti e sempre più specialistiche rispetto al passato. Faccio un esempio, uno dei lavori più importanti del nostro mondo è quello dell'account, e ormai l'account è sapere di tantissime cose. Vuol dire che non ci sono problemi? No, qualche problema c'è, perché intanto abbiamo due cose su cui dobbiamo agire in maniera veloce. Intanto il tema della distribuzione territoriale. Dobbiamo garantire anche a persone che non abitano o lavorano in Lombardia o Milano, dove c'è la massima concentrazione dell'agenzia, la possibilità di poter partecipare. Nuove forme di lavoro ci danno questa opportunità. E poi, altro tema su cui siamo impegnati da tantissimi anni, ma sempre più diventare importante, è il tema della parità di genere. Bisogna garantire alle donne una parità di posizione lavorativa e di retribuzione. Questi sono i due grandi temi su cui noi stiamo lavorando. E sono due grandi temi su cui vi chiedo un commento, cioè la distribuzione territoriale che ancora non funziona, diciamo, come dovrebbe funzionare, perché c'è un divario tra nord e sud in tema di comunicazione, e poi la parità di genere che però vale per tutti gli ambiti dell'occupazione. Sì, sicuramente, come ha sottolineato il nostro presidente, oggi la comunicazione è un asset per il paese, i dati lo dimostrano, ma ancora di più in prospettiva futura, ma io direi ormai non si parla più di futuro ma è presente, la parità di genere, quindi la condizione delle donne sia dall'interno del management che nelle professioni, poi nelle specifiche professionalità della comunicazione, oggi è un punto fondamentale per il nostro sviluppo. Si parla da tanto tempo dei giovani, i giovani sono l'elemento trainante della nostra rivoluzione, per cui dobbiamo tenere a mente che bisogna lavorare su questi due aspetti importantissimi. Alfredo Greco, come si diventa esperti della comunicazione? Cioè la formazione, che ruolo gioca? Posso soffermarmi sul ruolo della formazione, fondamentale. Abbiamo visto nelle altre puntate come ci sono diversi corsi di laurea oggi dedicati al mondo della comunicazione. Abbiamo visto anche i tanti percorsi formativi, i webinar, i corsi organizzati a diverse associazioni datoriali. Frequentando i vostri studi ho capito come è importante invece la formazione pratica, quella sul campo, perché chi opera nel mondo della comunicazione deve sapere utilizzare le nuove tecnologie, i nuovi software per poter essere sempre aggiornato. Fra tutti mi viene in mente una formula contrattuale che favorisce questo percorso, in particolare la formula dell'apprendistato. È un contratto che prevede una quota di formazione erogata direttamente al datore di lavoro o attraverso enti da lui predisposti, e prevede anche dei vantaggi per il datore di lavoro in termini di decontribuzione o altri tipi di sgravi. Ed è questo che questa sintesi fra percorsi e forme contrattuali può sicuramente favorire l'inserimento in questo settore lavorativo. Alberto Gange, io poco fa citavo la Facoltà di Scienze della Comunicazione, ma ci sono anche altri percorsi di studi che consentono di arrivare a diventare esperti della comunicazione. Quali sono? Assolutamente sì, è difficilissimo riuscire a concentrare in sintesi... È una delle qualità della comunicazione, la sintesi. Sto imparando anch'io. Tuttavia sì, Scienze della Comunicazione, ma anche le accademie e gli istituti vicini alle accademie consentono un ingresso, un percorso formativo e poi un ingresso all'interno delle nostre professioni. Facciamo un esempio pratico per chi ci ascolta. Quali professioni? Operatore TV, montatori?
Sì, allora ci sono delle professioni più tecniche e quindi necessitano di una competenza effettivamente tecnica, altre in cui la formazione umanistica e oggi ancora di più con l'utilizzo e con l'arrivo dei nuovi strumenti, penso all'intelligenza artificiale, c'è bisogno sia di competenza tecnica ma anche di intelletto e quindi competenza umanistica. Oggi ci sono le università che permettono di proseguire, di iniziare a proseguire questo percorso. Grazie Alberto Gange, però in questa puntata ci occupiamo anche di altro che però interessa anche il mondo della comunicazione, e cioè dei nuovi strumenti, di nuovi servizi dedicati alle famiglie durante il percorso lavorativo. Abbiamo intervistato Marina Crespi di Open Job Metis. Sentiamo. Noi abbiamo creato nello specifico un pacchetto che si chiama Welfare and Wellbeing, e specifico l'abbiamo fatto in questo momento per il supporto alla genitorialità. Quindi abbiamo creato una serie di iniziative che sono destinate ai papà e alla mamma per supportarli in quello che è la gestione familiare, con dei permessi extra per la gestione degli imprevisti familiari, che spesso e volentieri accadono quando si hanno dei bambini piccoli, per cui si viene chiamati dalla scuola, si viene chiamati dall'asilo perché magari il bambino non sta bene. Abbiamo creato delle giornate aggiuntive di smart working per le mamme che rientrano dopo la maternità, dei congedi extra per il papà, quindi congedo parentale per il papà extra oltre a quello che prevede il CCNL, e abbiamo fornito poi una serie anche di supporti che sono più legati all'aspetto di supporto medico, con un supporto pediatrico per cui i genitori possono chiamare un numero ed avere il primo supporto da parte di uno staff di pediatria per gestire quelle che sono le malattie del bambino, e anche un'assicurazione sanitaria a supporto non solo del dipendente ma anche di quello che è la famiglia. Ci siamo poi molto concentrati su quello che è il rientro delle mamme post maternità, proprio per supportare l'incremento del tasso di occupazione femminile che sappiamo scendere drasticamente soprattutto dopo il primo figlio. E quindi abbiamo creato tutto un percorso di back to work per un supporto che non è solo con permessi o solo economico, ma anche di supporto psicologico. In Italia c'è un basso livello di natalità. Potenziare il welfare significherebbe invertire la rotta, è così? Sì, è così, e lo vediamo anche semplicemente dai numeri. Se noi prendiamo gli ultimi numeri Istat del 2023, vediamo che banalmente, il tasso di occupazione femminile è cresciuto rispetto agli anni precedenti, ma è ancora il più basso, rispetto a tutti gli altri paesi che fanno parte della comunità, europea. Nello specifico, il Wow Parental Kit è uno strumento, di Open Job Metis, ma come Open Job Metis siamo coinvolti in un progetto che si chiama Hashtag Stay Human, che prevede una tavola rotonda con altre 7 aziende in questo momento, e stiamo lavorando su una sorta di decalogo. Alfredo Greco, sono pochissime le aziende in cui si vive così, in una sorta di paradiso per le famiglie, ancora in Italia, questo dobbiamo dirlo. Ma questo deve essere un obiettivo per tutte le aziende. La collega ha raccontato ovviamente un percorso virtuoso che funziona, come poco fa diceva anche il presidente di Una, se si fa sistema anche con i propri clienti e dell'esperienza che veniva poco fa raccontata. Quindi non si vive come un'isola felice, ma una buona pratica la si cerca di esportare anche nel sistema all'interno del quale si opera. Una cosiddetta best practice, insomma, Assolutamente. sostanzialmente. Cioè, adesso lo spazio dedicato agli adempimenti delle aziende sul trattamento dei dati per la protezione della privacy, anche questo un nodo cruciale nella vita delle imprese. Sentiamo la clip con Davide Serughetti, amministratore delegato di DS Group. DS Group, società di servizi alle imprese, accompagna gli imprenditori su tutti gli adempimenti normativi. Abbiamo visto nelle precedenti puntate
la sicurezza sul lavoro, la sicurezza alimentare e ora parliamo anche di sicurezza dei dati. Il tema della privacy all'indomani del regolamento europeo 679 del 2016 che poi entra in vigore in Italia nel 2018 che sarebbe il famoso GDPR, impone alle aziende italiane una serie di adempimenti. Adempimenti che scattano sia nel caso in cui ci sono dipendenti in particolar modo, sia anche sul fatto che l'azienda tratta dei dati su larga scala. Quindi qualsiasi tipologia di attività produttiva, proprio perché tratta dati di fornitori, di clienti, nel caso in cui ci sono dipendenti, anche di dipendenti, bisogna porre in essere una serie di adempimenti e di attività a tutela stessa dell'imprenditore. Noi come DS Group abbiamo uno staff di consulenti tecnici che con esperienza ventennale in materia di privacy e di trattamento dei dati accompagna le imprese tramite una checklist di verifica documentale che non è solo documentale nella gestione anche degli archivi ma è anche informatica con una verifica attenta di quella che è la struttura e la piattaforma informatica che l'azienda utilizza all'interno, quindi computer, PC, archiviazione di dati, server e così via. Questa attività ci permette di avere poi un preciso storico di come l'azienda tratta tutti i dati che entrano all'interno del proprio lavoro. Nell'esercizio della propria mansione sono tanti appunto i rischi che si possono riscontrare dall'entrata di un virus in un PC piuttosto che alla perdita anche di un documento fisico. Immaginiamo per esempio aziende che si occupano di dati sensibili, dati sanitari. Noi non facciamo altro che quindi accompagnare, prevenire questi possibili rischi. Siamo presenti in diversi enti pubblici, comuni, aziende partecipate, in tantissime aziende private. E accompagniamo appunto l'imprenditore, il titolare del trattamento in questo caso, con tutti i vari responsabili del trattamento dei dati che poi nominiamo di volta in base alle figure apicali che ci sono all'interno di un'azienda, li accompagniamo appunto a redigere le varie informative, i vari regolamenti che permettono di porre in essere tutti questi adempimenti e questi correttivi che porteranno a tenere più al sicuro possibile l'azienda. E ogni anno noi comunichiamo al garante per la privacy nel momento in cui ci sono aziende che trattano su larga scala, comunichiamo il nominativo del DPO che sarebbe in italiano sarebbe l'RPD che sarebbe il responsabile della protezione dei dati di cui noi assumiamo anche l'incarico di consulenti esterni su questa attività e accompagniamo il titolare del trattamento che combacia con il legale rappresentante dell'azienda a porre in essere tutti questi adempimenti. Insomma, come abbiamo detto per la sicurezza sul lavoro, per la sicurezza alimentare, per le certificazioni di qualità, siamo un partner che affianca e sta sempre vicino all'impresa per evitargli tutti i pensieri possibili. Lasciamo libero l'imprenditore così di poter pensare al suo lavoro, al suo sviluppo della sua attività, perché riusciamo noi con il nostro staff a togliergli tutti questi pensieri. Ci fermiamo qui, questa era l'ultima puntata del 2023, torneremo certamente a parlare di comunicazione nel prossimo ciclo con Alberto Gange, delegato per la Sicilia di Una, dicevamo l'associazione che riunisce le aziende della comunicazione, e con il nostro ospite fisso Alfredo Greco, di responsabile della divisione Tecne di Open Job Metis. Da parte mia l'augurio di una buona serata e naturalmente di buone feste. Arrivederci, a presto.